mio garage anche oggi a Ostia c'è stato un agguato, la criminalità continua a imperversare. Quanto è preoccupante questo fenomeno e cosa sta facendo l'amministrazione per fronteggiarlo? L'amministrazione, che come sapete al momento è retta dalla commissione prefettizia, sta facendo molto, sta lavorando soprattutto sulla fascia del litorale, che come a tutti noto è un'area che per anni è stata abbandonata dall'amministrazione stessa ed è stata sostanzialmente gestita in una sorta di assenza di regole o comunque regole riviste e riaggiustate, probabilmente non nell'interesse pubblico. Quindi diciamo che quello è uno dei principali settori sui quali la commissione prefettizia si sta lavorando e sul quale sta dedicando veramente molte energie. Abbiamo iniziato a riprendere possesso delle spiagge libere con servizi per restituirle ai cittadini. Nel frattempo, come lei ricordava, ogni giorno ci sono notizie comunque di agguati, di blitz, di retate, quindi sicuramente la criminalità c'è, e però l'unico modo per sconfiggerla è sicuramente una presenza forte delle istituzioni, una presenza quotidiana e soprattutto una presenza costante delle istituzioni accanto agli stessi cittadini, che hanno la forza e il coraggio di alzare la testa e di denunciare. Non sono soli, noi non li lasceremo soli, assolutamente. C'è una giornalista, parliamo oggi di libertà di stampa, Federica Angeli, che ha denunciato frequentemente le connivenze e la criminalità soprattutto di alcuni clan, i clan Spada, i clan Fasciani e anche molti imprenditori che sono stati vittime di estorsione. E sono molti commercianti in questa situazione. Come si può appunto fare in modo che loro non vengano lasciati soli? Sicuramente, ripeto, la vicinanza delle istituzioni, sapere che comunque c'è un'amministrazione che pone un argine. Noi spesso, quando ci siamo incontrati con la commissione prefettizia, con gli uffici di Ostia, ci siamo sentiti raccontare storie di appunto personaggi, esponenti dei clan che andavano negli uffici a pretendere, a chiedere. Ecco, questo non deve più accadere. Si parte da lì per bonificare tutto il tessuto. Prima non si è fatto abbastanza. Beh, diciamo che le indagini, le inchieste, la stessa magistratura ci dà una risposta molto chiara in proposito. No? Con un'iniziativa, una proposta che siamo orgogliosi di aver accolto sia dal Comune sia dalla Casa del Jazz, per richiamare l'attenzione proprio sul valore della libertà di stampa e su quanto sia rischioso. Ma la libertà di informazione, la consapevolezza di ciascun giornalista e di ciascuna persona che la ricerca della verità non debba essere fatta a costo della propria vita, ecco, questo è fondamentale, e la libertà dell'informazione è alla base di una vera democrazia. Quindi noi, dove c'è l'oppressione di questo diritto, non possiamo che metterci al fianco di queste persone, camminare con loro, perché la difesa di questo diritto è un diritto di tutti ed è una difesa che tutti debbono fare.